nastro del cielo, brilla la notte, tutto è calmo, tutto è d'oro, questa notte sei sceso tra noi. Luce dona alle genti, pace infondi nei cuori. Prima domenica dell'Avvento ambrosiano, anno A, del Vangelo di Matteo. Questo Vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia data testimonianza a tutti i popoli. E allora verrà la fine. Luce dona alle genti, pace infondi nei cuori. Riassumerei tutto in tre parole: opportunità, desiderio, compimento. Opportunità. Perché dico così? L'avvento si ricomincia a vivere passo passo tutta la storia della salvezza, cioè si rivive il Natale, l'Epifania, la Pasqua, la Pentecoste. Ti annoia ricominciare? Può essere. Ma ricomincia l'avvento vuol dire che Dio ci dà un'altra opportunità per essere credenti. È incredibile, Dio è disposto a rifare l'anno con noi. Non si è ancora stancato di noi. Quante volte nella vita abbiamo invocato per avere un'altra possibilità? Col professore al liceo, dopo una brutta interrogazione, mi dia un'altra possibilità, prof. Col mister, dopo aver sbagliato un gol in modo clamoroso, se mi rimette in squadra non sbaglio più. Tra marito e moglie, dopo un'incomprensione, sul lavoro. Ebbene, Dio Padre questa nuova opportunità non ce la nega. A volte confessando, specie in occasione di comunioni e cresime, quante mamme e papà dicono che il catechismo dei figli è stata un'occasione, un'opportunità ottima per ricominciare con la fede, con il rapporto con Dio, con la comunità dei cristiani. Ricordo che Zucchero in una sua intervista confessava: «Sì, sono ateo, però tre volte disse però, si rendeva conto di avere forse ancora una chance, forse l'ultima, per afferrare Dio Padre per la barba. Dunque l'avvento come un'opportunità. E come sfruttarla, questa opportunità? Ecco il desiderio. L'occasione di un nuovo corso della storia della salvezza dovrebbe servire per allineare i nostri desideri con quelli del Padre. Fin da piccoli il desiderio è potente e si fanno capricci per avere quello che si vuole. Mamma e papà cercano di mettere ordine, escludono i desideri pericolosi, incoraggiano quelli buoni, anche a costo magari di far piangere i figli capricciosi. Anche Dio fa così con noi, perché anche Lui è colmo di desideri su di noi. E ce li dice i Suoi desideri attraverso Gesù e ci chiede di armonizzare i nostri desideri con i Suoi. Il desiderio più forte di Dio è avere noi come figli che si lasciano amare. Alla fine, quindi, anche il nostro desiderio dovrebbe essere semplicemente lasciarsi amare da Dio. Mi chiedo, siamo terra assetata di Dio?
Infine la terza parola, compimento. La scrittura di questa prima domenica di Avvento non ci presenta la venuta di Gesù nel presepio, ma quella della fine del mondo. Cioè ci fa desiderare il compimento finale. Noi lo sappiamo, le finiture contano, vanno curate bene. Sia Dio che noi desideriamo che le cose siano compiute. Vorrei che fosse così per la giustizia, per la mia vita, per me stesso, la mia famiglia, per l'umanità. È vero che ci sono delle incompiute meravigliose. Penso alla Pietà Rondanini di Michelangelo Buonarroti al Castello Sforzesco qui a Milano. È così vero che talvolta Dio sceglie di fare di noi un'incompiuta, sì. Ma sempre meravigliosa, sempre un capolavoro. Astro del cielo, oh Christmas light.